Oh, mamma mia, che profumo! Mamma mia, questa è la granita più buona di tutte. Prendiamo un melone e lo tagliamo a metà. Oh, che bel meloncino. Bello. Profumatissimo. Sicuramente stiamo facendo una ricetta freschissima perché fa caldo, vero? Assolutamente sì, questa ricetta è perfetta per queste giornate ed è anche facilissima da fare. Ora, per prima cosa, rimuoviamo i semi. Il bello sai qual è? Che l'altra volta ci lamentavamo della pioggia, del fresco, e oggi ci lamentiamo del caldo. No, io non mi lamento, dai. Ragazzi, voi preferite il fresco o il caldo? Diteci un po'. Togliamo i semi anche dall'altra metà. E adesso possiamo rimuovere la polpa. Cominciamo con questa metà, quella che praticamente è più a punta, poi vi spiego perché. E rimuoviamo tutta la polpa. Ecco qui, la prima metà è svuotata, quindi non ci serve più. Adesso prendiamo anche l'altra metà, ma non la svuotiamo tutta. Lasciamo uno strato di polpa e poi vedrete perché alla fine. Credo che col melone ci sia solo una cosa che si può fare con queste temperature. Là? Là, Vediamo se ci arrivate. Là? ditecelo voi nei commenti. Ecco qui la differenza tra quella svuotata completamente e questa invece che ha un po' di polpa ancora all'interno. Adesso la mettiamo da parte e prima vi ho detto che svuotiamo del tutto questa che ha la forma più a punta perché questa ci servirà per appoggiarla ed è più stabile, ok? Invece è più piatta, quindi questa la mettiamo da parte in frigo. E ora prendiamo un frullatore oppure il mini beamer, io utilizzerò questo. Versiamo la polpa del melone all'interno. Ragazzi, c'è un profumo di melone che è veramente eccezionale, lo adoro. Buono. E adesso aggiungo 2 cucchiai di yogurt di soia al naturale. Quindi senza zucchero, giusto? Senza zuccheri aggiunti, sì. E infine aggiungo anche 50 grammi di sciroppo d'acero. Ovviamente si può mettere anche il miele. Assolutamente sì, può fare. Zucchero? Anche però con lo zucchero non verrà. Lo zucchero non dà cremosità in questo caso, come il miele o lo sciroppo d'acero. Per avere quella cremosità bisognerebbe fare lo sciroppo di zucchero, giusto? Bravissimo, però bisogna usare una quantità di zucchero smisurata e non ci piace. Quindi ora chiudo e frullo il tutto. Consistenza perfetta. E come vedete ci sono ancora dei pezzettini di melone e quindi la lasciamo proprio così perché sarà ancora più buona. E ora verso il tutto nel contenitore di vetro e ora chiudo e metto nel congelatore per tutta la notte. Ma prima di andare a vedere com'è venuto, mettete un mi piace al nostro video come sempre, condividetelo, mi raccomando, supportateci perché tra poco vi sveleremo tante sorprese. E se non siete ancora iscritti alla nostra sfida di 14 giorni senza glutine e senza latte, questo è il momento perfetto per farlo, perché all'interno troverete menu settimanali per organizzarvi, ricette, lezioni su come organizzarvi la vostra spesa, la dispensa e tante tante cose utili. Quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata, vi mettiamo il link qui sotto. Eccoci qui, è passata una notte intera, noi abbiamo tirato fuori dal congelatore il nostro composto e adesso siamo pronti per la magia finale. E ora con il coltello andiamo a spaccare leggermente il nostro blocco. Se avete un martello fate prima, vero Diana? Sicuramente sì. Cioè, tu vorrai dirmi che questo si trasformerà in una granita al melone? Esatto, è magia, te l'ho Ma com'è detto. possibile, scusa? Vedrai. E ora possiamo inserire il nostro blocco tagliato a pezzettini dentro il frullatore. Diana, se non sbaglio, noi abbiamo fatto altre granite con questo procedimento. Però Esattamente. perché questa volta hai messo lo yogurt di soia? Perché so già che ce lo chiederanno. Perché? Ma non c'è un motivo specifico, è per una questione di gusto, semplicemente. Ok, quindi non rende più cremoso No, l'impasto? no, la cremosità viene data al massimo dallo sciroppo d'acero, perché fa Ok. fatica a congelare lo sciroppo d'acero, quindi rimane un po' più cremosa la granita, però lo yogurt di soia no, perché è a base comunque di acqua, quindi ora chiudo e frullo. Ogni tanto ci fermiamo e con un cucchiaio andiamo a spingere il composto che rimane, diciamo, più attaccato alle pareti del frullatore e continuo a frullare. Andiamo a controllare la consistenza. Io già la vedo. Wow! Guarda quanto è cremosa! Wow, questa sarà buonissima, Diana. Non Ma vedo a l'ora di assaggiarla. chi lo dici? Senti che profumo! Sì. Mamma mia! E adesso? E adesso andiamo ad assemblare il tutto. Allora, adesso, prima di fare qualsiasi cosa, rimettete nel congelatore.
la granita. Esatto, soprattutto se fa caldo, qui da noi fa caldissimo oggi. Esatto. E riprendete il melone che avete tagliato il giorno prima. Poi con un cucchiaino simile a questo, non è obbligatorio farlo, ma io lo faccio per decorazione, vado a togliere un po' di melone, così, queste mini sfere, diciamo. Ne ricavo magari un paio, ma giusto per decorare. Non è obbligatorio farlo, ripeto. Noi ne abbiamo fatte 3. Direi che sono sufficienti. E ora andiamo a riempire il nostro melone. Utilizziamo un cucchiaio da gelato. Se non ce l'avete potete usare anche un cucchiaio normale. Wow, ma guardate che bella consistenza. Ma che presentazione, Diana. Bella, eh? Eh sì. Ragazzi, guardate che meraviglia. Sopra ci mettiamo queste semisfere di melone. Cioè, voglio dire, ragazzi, se volete presentare qualcosa ai vostri ospiti, questo è perfetto per una granita freschissima, buonissima. Oh, mamma mia, che profumo! L'assaggiamo, Diana? Subito. Vediamo se è buona, tanto buona quanto bella. Wow. Buona? Ma sembra che ci sia la panna. Veramente? Com'è possibile? Sarà lo yogurt di soia. Mamma mia, ragazzi, quanto è buona. La più buona che abbiamo mai fatto. Da fare. Buonissima. Dammi un po', come si Così dà? L'ho mangiata solo in Calabria, la granita. Così buona. Aspetta. Troppo buona. Ma quanto è buona. È buonissima. Fatela.